San Efrem Siro. Nato a Nisibi, in Turchia, intorno al 306 da un sacerdote pagano, fu cacciato di casa ed accolto dal vescovo Giacomo. A 18 anni ricevette il battesimo. Visse del proprio lavoro ad Edessa come inserviente in un bagno pubblico. Divenuto diacono nel 365, si stabilì definitivamente ad Edessa, dove diresse una scuola teologica. Lì morì il 9 giugno 373. Per divulgare la verità cristiana utilizzò la poesia, perciò è stato definito l'arpa dello Spirito Santo e il poeta della Vergine. Il carattere popolare delle composizioni di Efrem ne favorì una vasta diffusione. Dalla Siria raggiunsero l'Oriente Mediterraneo. È invocato contro i disturbi psichici che si manifestano attraverso l'anoressia e la bulimia.